Buona domenica e benvenuti a questo nuovo appuntamento in diretta. Vi ricordo che anche oggi staremo insieme fino alle 21. Ci sarà alle 10:30 la Santa Messa dalla Cattedrale di San Giusto, celebrata dall'Arcivescovo Crepaldi, e poi tutta una serie di aggiornamenti in merito all'emergenza coronavirus ed anche ad altro. Il nostro ospite questa mattina sarà collegato con noi via WhatsApp audio, il consigliere circoscrizionale del Partito Democratico, Luca Salvati. Intanto però apriamo con una notizia giunta nelle redazioni, sentita nelle redazioni. C'è stata una scossa di terremoto alle 6:30 di questa mattina. L'epicentro è a 6 km da Zagabria. L'intensità era del 5,4% della scala Richter, quindi una scossa piuttosto forte, tant'è vero che a Trieste è stata parecchio sentita, e l'epicentro era a 15 km di profondità. Non c'è alcuna notizia di danni particolari per quanto riguarda Trieste, per cui insomma calma e tranquillità. Certo che questo no, non ci voleva questo tipo di sveglia non ci voleva sicuramente in queste giornate che già sono parecchio tormentate. Andiamo a vedere le pagine online dei quotidiani perché c'è stata questa importante novità. Conte, chiudo l'Italia, è indispensabile di fronte alla tragedia più grave del dopoguerra, stop alle attività non strategiche. Dopo la prima pubblicità vedremo il messaggio interamente che il Presidente del Consiglio ha rivolto agli italiani ieri sera attorno alle 11. Ancora confermate le misure volute dal Presidente della Regione Federica, stop passeggiate e jogging, questa domenica supermercati chiusi, aperte edicole e farmacie. Gli ultimi numeri dell'epidemia, coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 4 morti e 135 contagiati in più, cresce anche il numero dei guariti che ora sono 82. E poi daremo gratis mascherine a ciascun cittadino il prima possibile, è l'annuncio della regione. Il sindaco di Piazza chiude Barcola, pensioni e pagamenti anticipati per 3 mesi. Insomma, questa è la situazione generale. Vediamo invece la prima pagina del Corriere della Sera, sempre la pagina online del Corriere della Sera. Dai cantieri allo sport e con le misure, multe da 5.000 euro per gli assembramenti e appunto altra stretta di Conte in tutta Italia, chiuse le attività produttive non necessarie. La Lombardia ferma lo sport all'aperto. C'è anche appunto l'appello dei medici bresciani che dicono chiudete, chiudete tutto. I trasporti sono però esclusi da questa nuova stretta. Balzo dei contagi in provincia di Milano. C'è anche una sorta di mistero Lombardia perché ci si chiede per quale ragione in quella regione il numero di contagi è così alto. Allora le possibilità potrebbero essere due: virus mutato oppure contagi enormemente sottostimati. Il mistero della Lombardia. Anche un giocatore della Juventus positivo, anche Maldini e il figlio sono anch'essi contagiati. Insomma, questo per quanto riguarda il Corriere della Sera. Per quanto riguarda invece Repubblica, vediamo il titolo: Conte vara nuove misure contro il contagio, restano aperte soltanto le aziende strategiche. Vediamo ancora se ci sono novità. No, non ce ne sono, a parte appunto per quanto riguarda Repubblica, lo dobbiamo dire perché insomma
la notizia della scomparsa di Gianni Mura, firma dello Sport, ma insomma uno dei giornalisti più piacevoli da seguire. Ok, allora io direi che possiamo andare in pubblicità, poi ritorniamo e subito vi facciamo vedere le dichiarazioni del Presidente del Consiglio. Allora, rientriamo in studio. Vi ricordo la notizia le due notizie con le quali abbiamo aperto questa edizione di Sveglia Trieste. Intanto quella del terremoto registrato attorno alle 6:30 di questa mattina a 6 km da Zagabria, intensità 5,5%. A 15 km di profondità. Ed ora vi possiamo proporre le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Conte in merito alle nuove disposizioni. Buonasera a tutti. Sin dall'inizio ho scelto la linea della trasparenza, la linea della condivisione. Ho scelto di non minimizzare, di non nascondere la realtà che ogni giorno è sotto i nostri occhi. Ho scelto di rendere tutti voi partecipi della sfida che siamo chiamati ad affrontare. È la crisi più difficile che il Paese sta vivendo dal secondo dopoguerra. In questi giorni durissimi siamo chiamati a misurarci con immagini, con notizie che ci feriscono. Ci lasciano un segno che rimarrà sempre impresso nella nostra memoria, anche quando questo, ci auguriamo presto, sarà finito. La morte di tanti concittadini è un dolore che ogni giorno si rinnova. Questi decessi per noi, per i valori con cui siamo cresciuti, per i valori che ancora oggi condividiamo, non sono semplici numeri. Quelle che piangiamo sono persone, sono storie di famiglie che perdono gli affetti più cari. Le misure sin qui adottate, l'ho già detto, richiedono tempo prima che possano spiegare i loro effetti. Dobbiamo continuare a rispettare tutte le regole, con pazienza, con responsabilità, con fiducia. Sono misure severe, ne sono consapevole. Rimanere a casa, rinunciare a radicate abitudini non è affatto facili, ma non abbiamo alternative. In questo momento dobbiamo resistere, perché solo in questo modo riusciremo a tutelare noi stessi e a tutelare le persone che amiamo. Il nostro sacrificio di rimanere a casa è peraltro minimo se paragonato al sacrificio che stanno compiendo altri concittadini. Negli ospedali, nei luoghi cruciali per la vita del Paese, c'è chi rinuncia, chi rischia molto di più. Penso in particolare innanzitutto ai medici, agli infermieri, ma penso anche alle forze dell'ordine, alle forze armate, agli uomini e alle donne della protezione civile, ai commessi nei supermercati, ai farmacisti, agli autotrasportatori, ai lavoratori nei servizi pubblici e anche nei servizi dell'informazione. Donne e uomini che non stanno andando semplicemente a lavorare, ma compiono ogni giorno un atto di grande responsabilità verso l'intera nazione. Compiono un atto di amore nei confronti dell'Italia intera. Oggi abbiamo deciso di compiere un altro passo. La decisione assunta dal Governo è quella di chiudere nell'intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a garantirci beni, servizi essenziali. Abbiamo lavorato tutto il pomeriggio con i sindacati, con le associazioni di categoria, per stilare una lista dettagliata
in cui sono indicate le filiere produttive delle attività dei servizi di pubblica utilità, quelli che sono più necessari per il funzionamento dello Stato in questa fase di emergenza. Continueranno a rimanere aperti tutti i supermercati, tutti i negozi di generi alimentari e di prima necessità. Quindi fate attenzione, non abbiamo previsto nessuna restrizione sui giorni di apertura dei supermercati. Invito tutti a mantenere la massima calma. Non c'è ragione di fare una corsa agli acquisti, non c'è ragione di creare code che in questo momento non si giustificano affatto. Continueranno a rimanere aperte anche farmacie, parafarmacie, continueranno a venire assicurati i servizi bancari, postali, assicurativi, finanziari. Assicureremo tutti i servizi pubblici essenziali, ad esempio i trasporti, assicureremo ovviamente anche tutte le attività connesse, accessorie, funzionali a quelle consentite, a quelle essenziali. Al di fuori delle attività ritenute essenziali, consentiremo solo lo svolgimento di lavoro in modalità smart working e consentiremo solo le attività produttive ritenute comunque rilevanti per la produzione nazionale. Rallentiamo il motore produttivo del Paese, ma non lo fermiamo. È una decisione non facile, ma una decisione che ci consente, ci predispone ad affrontare la fase più acuta del contagio. È una decisione che si rende necessaria oggi in particolare per poter contenere quanto più possibile la diffusione dell'epidemia. L'emergenza sanitaria, ma lo avevamo previsto, sta tramutando in piena emergenza economica. Ma a voi tutti dico, lo Stato c'è, lo Stato è qui. Il Governo interverrà con misure straordinarie che ci consentiranno di rialzare e ripartire quanto prima, di rialzare la testa e ripartire quanto prima. Mai come ora la nostra comunità deve stringersi forte come una catena a protezione del bene più importante, la vita. Se dovesse cedere anche un solo anello, questa barriera di protezione verrebbe meno, esponendoci a pericoli più grandi per tutti. Quelle rinunce che oggi vi sembrano un passo indietro, domani ci consentiranno di prendere la rincorsa e ritornare presto nelle nostre fabbriche, nei nostri uffici, nelle nostre piazze, fra le braccia di parenti, di amici. Stiamo rinunciando alle abitudini più care. Lo facciamo perché amiamo l'Italia, ma non rinunciamo al coraggio e alla speranza nel futuro. Uniti ce la faremo. Queste dunque le dichiarazioni, diciamo, del presidente Conte. Avete sentito quello che potrebbe essere uno degli slogan, insomma, della questione. Rallentiamo il motore produttivo del Paese per affrontare la fase più dura dell'emergenza coronavirus. Questo ha detto Conte. Ieri poi c'è stato il caso anche dell'operaio della Ferriera contagiato. Vediamo quello che abbiamo raccolto noi. Dunque c'è un operaio, un dipendente della Ferriera di Servola contagiato dal coronavirus. La notizia è emersa in qualche modo questa mattina a Sveglia Trieste dopo una chiamata in studio. In conduzione c'era Laura Bucarella, ospite il consigliere regionale del PD Francesco Russo. Poi nel corso della giornata, del pomeriggio in particolare, le conferme di un caso che naturalmente ora deve determinare eventuali soluzioni anche per l'azienda, che peraltro si avvia verso la chiusura, verso lo spegnimento dell'altoforno. Dovremmo avere in collegamento telefonico il consigliere regionale del Partito Democratico Francesco Russo. Buonasera. Buonasera, buonasera agli spettatori. Allora, Russo, c'è un caso di coronavirus alla Ferriera di Servola e tra l'altro, a quanto credo di aver capito, non è cosa proprio di oggi e nemmeno di ieri.
No, questa è la notizia in parte positiva. Come molti spettatori avranno sentito, stamattina ho ricevuto una telefonata da un operaio che segnalava come nella sua azienda ci fosse stato un caso di positività non ancora emerso. Ho fatto le verifiche del caso perché ovviamente la cosa è molto molto delicata. Ho avuto la possibilità di confrontarmi anche con il direttore di stabilimento che mi ha confermato questa situazione. Tra l'altro, come ricordava, la ferriera sta gestendo un momento delicato che è quello della chiusura, quindi insomma in qualche momento è una settimana decisiva anche da questo punto di vista. Non, il tema non è quello di puntare il dito contro nessuno, di far polemica. Credo sia semplicemente la necessità di lavorare per tutelare la salute degli operai, di tutti i cittadini triestini. Ecco, questo operaio per fortuna non lavora dal 3 marzo, quindi c'è stato un lungo periodo diciamo, di quarantena involontaria di tutti quanti i suoi colleghi. La notizia della sua positività è emersa appena un paio di giorni fa. Ecco, certamente mi sono permesso di invitare la direzione dell'azienda a mettere in opera tutte le cose che in questi casi si sarebbero dovute fare, dalla sanificazione anche alla piena consapevolezza di chi sono stati i contagiati o i contattati, ecco, i contagiati speriamo di no, perché evidentemente in 14 giorni nessuno si è ammalato, almeno così sembrerebbe, ma come ci stanno insegnando in questi giorni c'è sempre la possibilità che alcuni asintomatici debbano essere tenuti sott'occhio. Certo. E quindi credo, ecco, che lo sforzo di tutti quanti sia in queste giornate di capire come limitare i rischi. Insomma, vediamo tutti ciò che sta succedendo a Bergamo, a Brescia, Trieste per fortuna fino a questo momento è rimasta abbastanza indenne rispetto a situazioni tragiche come quelle città. Sappiamo che c'è una sofferenza importante nelle case di riposo. Ecco, l'importante, e questo è il senso della mia segnalazione, è evitare che le nostre grandi imprese diventino incubatori di situazioni, certo, di difficoltà. Quindi so che da questo punto di vista la ferriera ha fatto molto, invito tutti quanti a fare ancora di più. Mi sono permesso di segnalare la cosa immediatamente al sindaco, al presidente della regione, al prefetto e anche al ministro Patuanelli. Credo nei prossimi giorni, insomma, tutti quanti lavoreremo perché questa ultima settimana della ferriera possa avvenire in piena sicurezza dei lavoratori e, ripeto, evitare che eventuali contagi escano dalla fabbrica e diventino un motivo di preoccupazione per la città. Credo di aver capito che questo lavoratore si è ammalato ai primi di marzo, in un primo momento non si pensava nemmeno a una situazione così grave, poi successivamente ha fatto il tampone e di conseguenza poi invece è risultato positivo. È rimasto effettivamente alcuni giorni con febbre alta e soltanto credo il giorno 16 ha avuto la possibilità di fare il tampone, ricevendo credo la conferma della positività il 19. Quindi insomma stiamo parlando di qualche giorno fa. Ripeto, insomma, credo ci sia, voglio pensare che la direzione della ferriera abbia ovviamente in primis la preoccupazione della salute dei lavoratori e anche dei triestini eventualmente coinvolti. Capisco e capiamo tutti che è una situazione molto difficile perché questa è la settimana in cui chiudere, sappiamo che chiudere bene quello stabilimento avrà un impatto importante anche sul futuro ambientale e non soltanto di quell'area, ma ripeto, in questi giorni mi sento di dire che in primis dobbiamo tutelare la salute dei lavoratori ecco, ringrazio Telequattro ancora una volta perché la segnalazione in diretta di questa mattina ha permesso comunque di fare chiarezza e ecco, in qualche maniera di impegnarci tutti ad aiutare Ferriera ad affrontare questo momento. Certo, naturalmente il nostro cuore, il nostro pensiero va alle persone che lavorano in Ferriera, va anche a quegli operai che già stanno vivendo un momento difficile, quindi ancora di più siamo vicini a loro, però mi permetta, consigliere Russo, anche una piccola precisazione, siccome qualcuno dice e critica il nostro operato alle volte, noi con la dimostrazione che proprio con il microfono aperto di Sveglia Trieste non solo, alle volte poi emergono cose molto serie che magari altrimenti emergerebbero più tardi? Ma sicuramente questo è il grande pregio, ecco, dell'essere TV di servizio, ecco, della vostra emittente. E
lo dico con chiarezza, è un momento difficile per tutti, politici, imprenditori, operatori a tutti i livelli. Io sono convinto che la stragrande maggioranza degli operatori economici stanno lavorando sia per tenere in piedi la nostra economia, che è un dato decisivo e importante, nella preoccupazione anche per i lavoratori. Questo vuole essere un ulteriore campanello d'allarme e dal punto di vista della politica dico siamo vicini all'impresa e ai lavoratori perché tutto succeda nella massima garanzia e perché non manchino le mascherine, non manchino tutti i presidi necessari. E, insomma, da questo punto di vista mi sembrava giusto comunque far emergere un dato di criticità perché nella trasparenza, guardi, siamo in grado di gestire meglio le cose. Sarebbe stato peggio scoprire tutto questo una settimana di ritardo magari perché qualche caso insorgeva in futuro. Speriamo non sia così, ma insomma è sempre meglio che le cose vengano così a galla anche per la tranquillità di quel operaio che oggi ha telefonato in trasmissione ed era visibilmente preoccupato. Allora, questo per quanto riguarda il caso registrato in Ferriera, intanto c'è un'ufficialità, diciamo, per quel che concerne la scossa di terremoto. Dunque, una scossa di terremoto di magnitudo 5.3 è stata registrata alle 5.24 ora locale, quindi le 6.24 in Italia, a Zagabria. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e del Servizio Geologico Statunitense, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro a Casina, insediamento nel nord-est della città di Zagabria. Al momento non sono disponibili informazioni su eventuali danni a persone o cose, però in realtà, adesso con una, se riesco con una certa velocità, forse posso farvi vedere alcune immagini che ci sono su quanto è successo. Abbiate pazienza che c'è un sito adesso, non so a che cosa si riferisca, comunque ecco, vedete, queste sono alcune immagini di quello che è successo. Vediamo se riusciamo ad ingrandire immagine per immagine, mi sembra di no. Comunque vedete che insomma ci sono calcinacci a terra, questo all'anima del calcinaccio, questo è piuttosto pesante, ha colpito un'autovettura, per cui insomma danni sicuramente ce ne sono. Questa invece è la prima pagina del Piccolo. Vediamo soltanto il titolo: la cura regionale, divieti ferrei e mascherine gratis a tappeto, barcola proibita, lungomare e pineta da brividi, perché certamente fa impressione, fa sicuramente impressione. Vediamo anche se riusciamo nuovamente ad entrare nel Corriere della Sera. Forse abbiamo più, forse in questo caso abbiamo più fortuna. Un attimo solo, abbiate pazienza. Dovremmo farvi vedere la prima pagina. No, abbiamo un po' di problemi. E credo invece che forse riusciamo a farvi vedere un video anche del terremoto in Croazia. Abbiate pazienza. Carico un attimo il dispositivo, lo facciamo in diretta. Del resto, insomma, in questi giorni credo che siate tutti quanti più o meno abituati a questo tipo di cose. Ecco questo che si vede, però è
quello che è successo in questa cittadina che si chiama Casina. Credo questa sia appunto, credo sia Casina, in Croazia, poco fuori Zagabria. Non so se questa è Zagabria, potrebbe anche darsi, io non sono pratico, e vedete che apparentemente ci sono, vediamo se riusciamo, no, questo era il più grande possibile, ci sono dei danni, insomma, caduta di calcinacci e la solita cosa. Insomma, certamente non occorreva questa in un periodo come quello che stiamo vivendo. Dovrebbe essere Zagabria, quindi questo è appunto quello che le prime immagini, diciamo così, dal vivo dopo questa scossa di terremoto, che ripeto è stata del 5,3 della scala Richter, ipocentro 10 km di profondità, epicentro a 6 km da Zagabria. Allora, siamo in zona pubblicità, quindi mandiamo la pubblicità, poi collegamento con il primo ospite di oggi, che è il consigliere circoscrizionale del Partito Democratico, Luca Salvati. Allora, rientriamo in studio, come vedete è collegato con noi via WhatsApp video il consigliere circoscrizionale del Partito Democratico Luca Salvati. Grazie Luca per essere collegato con noi. Grazie a voi e buongiorno a tutti. Numero di telefono è il consueto 040 31 39 93, potete collegarvi anche attraverso la mail. Allora Luca, in questi giorni capite che un po' saltano anche le convenzioni fra conduttori e ospiti, nel senso che di solito noi diamo il lei, ma queste sono situazioni fondamentalmente abbastanza particolari. Sono giornate dure, è inutile nasconderlo, no? Per tutta una serie di ragioni. Nel senso, io mi sento di riprendere alcune parole espresse dal Presidente del Consiglio nella conferenza stampa appunto di questa notte, che voi stessi avete mandato poco fa in onda. Credo che la prima cosa sia doveroso delle sentite condoglianze ai familiari delle vittime, che ahimè i numeri ci dimostrano il numero delle vittime non arrestarsi, quindi non aver raggiunto ancora quel picco che si auspicava di raggiungere in questo weekend. D'altro canto, credo che sia anche doveroso un sentito ringraziamento a tutti gli operatori che continuano con un maggior sforzo, soprattutto in questa circostanza. Come diceva appunto lo stesso Presidente del Consiglio, a noi viene chiesto sì un sacrificio, ma nulla rispetto a quello che viene chiesto a operatori sanitari, farmacisti, forze dell'ordine, gli autotrasportatori che continuano ad approvvigionarci, e anche a voi giornalisti che continuate nonostante tutto a fare informazione. Allora, in questi giorni c'è anche tutto un fioccare. C'è una telefonata? Non capisco. C'è tutto un fioccare di iniziative, eccetera. Anche Tele4 ha proposto hashtag Io resto a casa, il video positivo, insomma tutta una serie di cose, ma ne parliamo dopo perché c'è già la prima telefonata, poi dopo vediamo. Buongiorno, a chi è in linea? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Sono Rita. Buongiorno. Non hai un problema. Pronto, mi sente? No, non sento benissimo, chiedo magari alla regia. Ieri, pronto? Baccaio.
Pronto? Pronto, adesso va un po' meglio. Prego. Ieri il mio tabaccaio è stato scritto che sospese il pagamento PEI. Io la prossima settimana dovrei fare un pagamento importante post-PEI. È possibile che io non riesco a contattare il mio solito tabaccaio? No, io non sento, Sapete se io il pagamento chiedo post-PEI ancora scusa, sospendiamo esiste? un attimo la telefonata perché oggettivamente non sento. Forse abbiamo dei problemi con Luca, nel senso se puoi magari Luca chiudere l'audio della televisione, forse va meglio, chiedo scusa, ma pronto? C'è qualcuno in linea? Pronto? Pronto? Ecco, pronto, proviamo così allora, buongiorno. Quindi io dovrei fare il pagamento post-pay prossima settimana. Io non sento, regia, riuscite in qualche modo ad alzarmi Un l'audio? tabaccaio era scritto che era stato sospeso, vorrei Signora, sapere se è vero o meno. allora, signora, abbassi l'audio della televisione per cortesia. Pronto? Ecco, forse adesso va un po' meglio, prego. Allora, io dovrei fare un pagamento importante la prossima settimana post-pay nel circuito che si fa sui tabaccai. Sì. Un tabaccaio scriveva che era stato sospeso. Vorrei sapere se è vero o meno e come fare per fare questo importante pagamento. No, Grazie. io mi dispiace, ma non ho sentito assolutamente niente. Chiudiamo la telefonata, poi dopo forse bisognerebbe alzarmi l'altoparlante in studio, credo, adesso non lo so, ma io non sento niente. Per cui vediamo di recuperare eventualmente la telefonata. Intanto c'è una mail che riguarda Luca, l'altro problema grosso che è emerso in queste ore ed è il contagio di un operaio della ferriera. C'è una signora, la mamma di un operaio che lavora appunto in ferriera e diceva che la voce che un operaio, che un collega del figlio fosse contagiato, girava già da una decina di giorni e insomma giustamente la signora stigmatizza l'atteggiamento dell'azienda. Su questo adesso non è, ma sono i fatti, è stato messo, no, proprio la telefonata, no, durante la trasmissione Sveglia Trieste, quindi è anche in questo caso un ringraziamento a voi perché con il servizio che svolgete, come dire, riuscite a far venire a galla tutta una serie di situazioni che forse neanche poi verrebbero a conoscenza dei più. Quindi alla fine, grazie a quella telefonata, con il consigliere regionale del Partito Democratico Francesco Russo è riuscito a fare degli approfondimenti e in effetti è emerso che, se non sbaglio, agli inizi di marzo c'era stato questo operaio contagiato e da questo possiamo immaginare, anche perché è emerso che conseguentemente all'interno dello stesso stabilimento non erano state prese tutte quelle misure precauzionali dal punto di vista lavorativo e quindi rispetto della distanza del metro, delle mascherine e di tutte le altre misure che avrebbero dovuto prendere. Ovvio che questo adesso ha portato anche a una serie di timori da parte dei lavoratori della ferriera stessa, nonché anche dei familiari, perché ovviamente questi lavoratori, dopo, una volta finiti a lavorare, tornavano nelle proprie abitazioni e speriamo, anche sapendo quanto mi stanno arrivando anche dei messaggi, devo dire la verità, non riesco a capire, si sta sentendo bene, Sì, io Umberto? sento benissimo, io sento benissimo. Ok, e quindi con i timori che ci possono essere, speriamo non ci sia stato, anche perché, torno a dire, non sono pochi i lavoratori che lavorano all'interno dello stabilimento. Ovvio che questo, se dovessimo iniziare a rilevare anche altri operai contagiati, inizierebbe forse anche a Trieste, speriamo di no, ad essere una situazione di emergenza, cosa che grazie a Dio sino ad oggi Trieste ha vissuto, sì,
dei Sì, no, non, non nei numeri. termini di altre realtà, ovviamente. Esatto, di altre città che sappiamo anche in primis in Lombardia. Ok, c'è un'altra telefonata, sentiamo, buongiorno. Pronto? Pronto? Prego, buongiorno. Pronto? Prego. Buongiorno. Volevo chiedere dunque, abbasso. Signora, avanti. Ah, pronto, mi scusi. Dunque, ho visto in TV diverse richieste di raccolta fondi da parte della Protezione Civile e Sì. dalla Croce Rossa. Però molte persone non possono uscire e non possono neppure fare un bonifico online. Sì. Sì. Ok. Sarebbe utile poterlo fare col telefono cellulare. Chiedo cortesemente se voi potete inviare la mia richiesta a chi di competenza. Ringrazio, buona giornata. Grazie, grazie signora. Questo è, adesso vediamo se riesco in qualche modo a capire come funziona. Allora, il Codacons dice che le raccolte fondi vanno gestite dalla Protezione Civile, però qua non spiega se è possibile Allora, farlo. Umberto, se Sì, posso, prego, prego Luca, sì, come allora, no. no, solo perché non è, no, l'ha ripreso le testate giornalistiche, io ho fatto anche un post su Facebook proprio per, mi ero informato, avevo contattato il numero che adesso è unico anche per quanto riguarda l'URP dei due ospedali, i nostri ospedali Catinari e l'Ospedale Maggiore, i quali mi hanno dirottato appunto su un sito, adesso cerco di vedere. Avendo anche il PC, voglio dire, non tutti i mali vengono per nuocere, Sì. e quindi ho avviato sul mio profilo, che appunto dopo è stato ripreso la questione dalle testate, una raccolta che con un link che è quello che fa riferimento comunque alla raccolta fondi delle strutture sanitarie della nostra regione. Ho Quindi capito. quel link a cui poi autonomamente, nel senso il link è sempre quello, poi autonomamente chi vuole può avviarlo singolarmente, gruppi di persone, tanto voglio dire sì, vengono versati sempre sulla stessa piattaforma. Ho Adesso capito. vediamo se riesco a recuperarvi il link. Il pagamento, diciamo che la forma più celere è quella con chi ha una postpay, proprio perché il Sì. sistema. Se possiamo dare un consiglio sui siti, sempre possibilmente pagare con una ricaricabile e non con le cosiddette carte di credito tradizionali. Certo. E allora, vediamo se lo riesco a. Mi pare che era questa, no? Come Sì, la. oppure per Ok. telefono la signora diceva se era possibile fare quello che si fa anche in caso di campagne particolari per chi magari non ha internet banking, eccetera, che non sia possibile appunto fare con la donazione al telefono. Mi permetto, Umberto, se mi dai, Sì. però so che dovrei averla di mio, ma se mi date la vostra mail, così te lo mando. Di Telequattro hai modo, sai, però il link è un po'. Io ve lo posso mandare, tu hai modo, però sai meglio di me che i link sono tipo acronimi Facciamo e. così, allora, facciamo così Luca, quando finisce il collegamento, visto che questa credo sia anche la prima volta che a Trieste, in diretta, che a Sveglia Trieste facciamo l'ospite, diciamo, in contumacia, allora casomai quando finiamo il collegamento me lo mandi al mio WhatsApp e poi io lo do in TV. Facciamo così, Perfetto, che credo sia. guarda, comunque andando appunto sul sito della regione Sì, ok. digitando aiutaci ad aiutare, io aiuto, si trova
il tutto. Comunque dopo ve lo mando. Ringrazio, se posso permettermi, le persone che sul mio profilo, diverse, devo dire ci sono state diverse persone che hanno donato, li ringrazio pubblicamente, perché nel piccolo, se ciascuno di noi riesce anche con delle cifre residue, però moltiplicate per diversi di noi, soprattutto in questo momento, credo possa essere un grandissimo aiuto e un grandissimo segnale anche di comunità. Ecco, intanto questo metodo che tu hai suggerito, quello di verificare con il sito della Regione, donazioni ad oggi di poco inferiori ai 100.000 euro. Per cui insomma è abbastanza buono. Possiamo fare di più. Sì, certo, ma forse appunto. Allora, abito a Barcola, posso portare il cane in pineta o vale l'ordinanza del sindaco che ha chiuso la pineta? Barcola è chiusa, per cui non può portarlo là. Quindi no, la pineta è chiusa. Perché la pineta fa parte appunto poi anche. No, no. Allora, sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. È pronto? Buongiorno Bruno. Buongiorno Bruno. Buongiorno, buongiorno. Al di là delle parole di circostanza, siamo uniti tutti come un uomo solo, siamo in prima linea e adesso facciamo donazioni. Già quando c'era l'alluvione del Polesine nel 1950 e 60, era la catena della fraternità. E adesso, oltre che essere in condizioni pietose, no, dove che il virus gira, dobbiamo anche donare. Dobbiamo donare di fronte a una situazione caotica, no? Perché bisogna avere la famosa igiene della parola, l'igiene della parola, dire la verità, no? Noi siamo in un processo di dissociazione mentale. Dimentichiamo che è stata venduta sta roba come una bronchite un pochettino più cattiva delle altre, e tutti i provvedimenti vien dopo, quando i buoi sono fuggiti dalle stalle, e in più ancora avevamo i mezzi, cioè gli ospedali tagliati di 150 miliardi, reparti chiusi, sanità dove non giunge il pubblico, arriva il privato. Code lunghe, già la sanità in tempi normali era in obiettive difficoltà, no? Qua a Trieste, che eravamo un'isola felice. Adesso di fronte a questa pandemia, aiutiamoci, che io ti aiuto, che non ci aiutiamo. Dottor Bosazzi, allora, lei la sa che la è un esperto in filmografia, l'avevamo avuto, no? Il medico della mutua, il professor Tersilli, sì. Dopo gli era tutti a casa, dopo gli era uomini contro, dopo speriamo che finché c'è la guerra c'è speranza, roba del genere. Quindi questo c'è da dire, no? Quindi praticamente i sintomi gli era già 3 mesi prima. Dopo, praticamente fino all'ultimo, aprite le scuole, andate in Cina, andate a passeggiare, tutto in tunga. Adesso io sto a casa e taglio l'erba. Fortuna che lui taglia il sindaco, taglia l'erba, e dà l'erba, e chi che sta in quinto piano in casa dell'ater senza ascensore, dov'è l'erba? Quindi nel buon ritiro, e chi che ha il buon ritiro, ha il buon ritiro. Quindi volevo dirvi solo una roba al signor Salvati. Signor Salvati, allora lei la sega ad operare per la strada di Guardiella, che aveva fatto riunioni con la palestra, eccetera. Due giorni fa sono passato, ero su, ho dovuto andare a Catinara, era i tossicodipendenti, 5-6 insieme, a distanza di 5 centimetri, pieni di bottiglie di birra, roba del genere. Non è arrivato a risolvere neanche questo. Allora cosa, mandiamo la Tax Force, abbiamo il KGB, non so, cioè queste delle situazioni. Ragazzi, che Dio ne la mandi buona, punto, e basta, grazie. Ok, c'è solo una cosa da dire, non è che dobbiamo fare versare eccetera, se uno vuole versa, se no no, non è che ci sia un dovere, ecco, insomma. Poi, al limite dopo ognuno si regola con la propria coscienza in questo tipo di cose. E fra l'altro il problema dello stazionamento nella zona appunto del giardinetto, diciamo così,
di Guardiella è stata segnalata già, credo, un paio di giorni fa. Prego, Salvatore. Sì, allora così andiamo anche qua. Per quanto riguarda il donare, mi permetto, torno a dire, io l'ho messo perché secondo me era da dare un segnale. C'è chi dice, ho visto anche tutti i commenti che sono arrivati dopo sul link sulla pagina Facebook di Trieste Prima, perché io nel mio post ho scritto, ed è quello che ovviamente farò, che per quanto riguarda i compensi di gennaio e febbraio relativi alle attività di circoscrizione, ho detto che è un impegno che mi sono preso, che quindi li donerò. Io credo che in questo momento la stessa classe politica può essere chiamata a dare dei segnali. C'è una classe politica che comunque, credo, un po' in tutti i comuni in questo momento è bloccata. La regione, se ho ben capito, fa il minimo delle sedute possibili. Credo quindi che in questo momento, anche perché stando a casa, dottor Bosazzi, mi Sì. permetto di dire che a mio avviso si consuma forse anche meno, perché non si va fuori, non si fanno i tipici aperitivi Sì. che no, a Trieste siamo. E quindi chi può avere quel di più che magari adesso in questo periodo non consuma, sta lui in coscienza. Il dovere in questo caso non esiste. Ovvio che in questo momento si è chiamati più che in altri momenti, credo, a fare il proprio. Una seconda cosa che mi sono dimenticato di dire è anche, oltre che la parte economica, è anche notevolmente richiesta, perché ho chiamato anche in questo caso direttamente la banca del sangue, no? Ah, Che sì. opera presso il nostro ospedale maggiore, e anche in questo caso fino agli inizi di aprile con le prenotazioni sono abbastanza messi bene. Chi ha la possibilità di poter donare, sappiamo benissimo che gli uomini possono dopo 3 mesi dall'ultima donazione, le donne, se non sbaglio, dopo 6, lo faccia perché adesso c'è copertura, ma mi hanno detto che dai primi di aprile in poi ci sono assolutamente molti spazi e appuntamenti. Con l'appuntamento c'è anche la possibilità di fare meno code possibili, quindi di perdere meno tempo, che sappiamo anche in questo momento fare le code non è assolutamente, è da evitare il più possibile. Giardino Strada di Guardiella. Allora, il signor Bruno ha detto bene, noi ci siamo diverse volte confrontati su questo tema. Il fatto che in questo momento emerga ancora una volta con tutta la sua importanza, ci dispiace credo un po' a tutti, perché è un problema che alla fine non siamo sino ad oggi riusciti a risolvere. Noi del Partito Democratico, attraverso anche alcune righe che abbiamo mandato alla stampa, avevamo chiesto prima appunto di questo periodo, di questo blocco, all'amministrazione di piazza, speriamo che il prima possibile con il riavvio delle normali sedute istituzionali, all'amministrazione di piazza di venire in loco, quindi a San Giovanni, di presentare il progetto che intendono portare avanti per quel luogo e di sottoporlo alla popolazione, in modo che sia la popolazione in primis a potersi esprimere. Noi siamo favorevoli assolutamente alla collaborazione con il servizio del SERT, che a sua volta ha presentato un progetto all'assessore Grilli e Lodi, un progetto che unisce tutta una serie di, oltre che ai singoli utenti seguiti dal SERT che vediamo in questi giorni continuare a sostare nel giardino, anche delle scuole di imprese edili, in modo da mettere insieme tutta una serie di utenza per portare alla riqualificazione di quel giardino, però con il minor utilizzo delle risorse a disposizione, perché francamente, dopo sarà la popolazione semmai a smentirci, crediamo che in quel triangolo sito fra due strade, strada di Guardiella e Viale al Cacciatore, non sappiamo, abbiamo dei dubbi su quante famiglie porterebbero i propri figli a giocare presso quel sito, se venisse Certo. destinato appunto come parco per giardini. Noi invece,
crediamo debba essere riqualificato, quindi una bellissima zona verde, ma come parco dei come appunto luogo per bambini e anziani abbiamo diverse riserve, con l'utilizzo anche di ingente risorse a disposizione, si parla di 150-200 mila euro, crediamo possano essere spesi altrove, per esempio una parte di quelli presso Piazzale Gioberti davanti l'impianto polisportivo, per fare là davanti invece uno spazio verde adibito alla popolazione. Grazie Luca per la precisazione. Allora c'è una mail. Perché non si intende attivare e pubblicizzare tempestivamente un numero telefonico dedicato alla segnalazione di situazioni di mancato rispetto delle regole relative a sanificazione, misure contenitive di contagio, eccetera, in ambito lavorativo, un tanto per permettere a tanti ultimi di poter essere parte attiva rispetto a tali situazioni di oggettiva rischiosità per il bene di tutta la comunità. Questo non so poi fino a che punto potrebbe essere possibile, no? Perché il numero all'interno delle aziende? Credo sia una cosa più generale, se leggo bene, cioè che ci sia un numero non all'interno dell'azienda, ma dove si dice: guardate che in questa azienda non si procede con la sanificazione, eccetera. Se leggo bene quello che scrive il signore. Beh, Umberto, in questo caso io credo che se, come ha fatto il consigliere regionale, ovvio che sì, lui l'ha fatto in veste di consigliere regionale, ma credo che in questo momento, in questa situazione di emergenza, qualsiasi cittadino che ha delle legittime perplessità, dubbi riguardo in effetti a delle misure non adottate o adottate in maniera non consona da parte di datore di lavoro, lo può tranquillamente segnalare alle autorità competenti, in primis mi viene da pensare alla polizia locale, che come sappiamo ha competenza e le forze dell'ordine hanno competenza in tal senso, e che in questo momento sicuramente hanno le antenne molto recettive. Non lo so quanto in effetti andare a istituire un numero verde per questo, avendo già risorse a disposizione, se può più che altro andare a creare una sovrapposizione, quanto possa essere utile. Dopo voglio dire, magari questo mi viene da dire, se l'utente sa, e dopo magari porto degli esempi di altre buone pratiche che invece in altri comuni stanno portando avanti e che mi avviso potrebbe essere portate avanti anche nel nostro comune, se l'utente sa che magari in altre parti d'Italia c'è un numero di questo tipo, e che ci fornisca, come dire, anche lui stesso se può fornirci degli elementi. A me così, su due piedi, mi rivolgerei alle forze dell'ordine. Sì, a questo punto sì, a questo punto sì. Anche perché sennò poi potrebbe essere dell'azione è un altro discorso, insomma. Però sì, forse esiste la possibilità di rivolgersi alle forze dell'ordine basta quello. Intanto che ci avviamo verso la pubblicità, io rifaccio vedere le immagini, adesso si vedono un po' più grandi, di queste prime immagini di, credo sia Zagabria, se mi segnalano correttamente, dopo appunto questa scossa di terremoto che segnala l'ANSA, si è sentita persino a Pesaro, in zona Pesaro. Queste sono appunto le immagini e insomma si può vedere che non è stata una cosa da poco, del resto se l'abbiamo sentita anche noi, poi 5,3 di intensità è un numero piuttosto importante. Certamente non mancava che questa, come si dice in queste circostanze. Allora mandiamo la pubblicità, poi torniamo.
Allora, rientriamo in studio, 040 31 39 93, il numero di telefono a cui chiamare per intervenire, e poi c'è anche la possibilità di intervenire via posta elettronica. Intanto c'è una segnalazione: non doveva iniziare la disinfestazione, insomma così, la sanificazione delle strade. Abito a Roiano e non ho visto ancora niente, ma a me pare che sia incominciata la sanificazione delle strade. Sì, mi pare proprio di sì. Potrebbe che debba essere fatta magari in maniera, come dire, più costante, con più massiccia, probabilmente anche sì, ma credo in questo caso, ecco, non mi sento su questo punto. Su altro, dopo, attraverso delle proposte, cercherò di dire quello che secondo me, a mio avviso, un paio di cose che l'amministrazione di piazza potrebbe fare. Su questo della sanificazione delle strade, credo che a Trieste, come anche in altri comuni, non si sia mai proceduto ad una sanificazione così massiccia, quindi che anche la stessa amministrazione sia stata presa un attimo e non abbia ancora gli strumenti idonei per procedere in maniera così importante, voglio dire, ci sta adesso, fino al 3 aprile almeno siamo chiamati a stare nelle nostre abitazioni e, come dire, c'è il tempo per far sì che la significazione venga fatta con tutti i crismi necessari. Se posso, Umberto, Sì, c'è ancora una qualche telefonata momento in telefonico. linea. Chiediamo magari al Ok. telespettatore. Facciamo sentire il telespettatore, poi eventualmente riprendiamo. Buongiorno. Pronto? Prego. Sì, buongiorno, Prego. buongiorno. Buongiorno, dottor Rosati. Ecco, allora intanto un flash di solidarietà verso di voi che magari sotto stress qualche persona ogni tanto telefona e vi attacca così un po', insomma, in modo un po' anche maleducato. Boh, Ma va comunque bene, insomma, sorvoliamo. questo. E io Grazie comunque. volevo, non parlerò di medicina, di medici perché non lo sono, parlerò di un giro, il giro che ha fatto una cassetta di arance. Guarda, sembrerà strano, però io prima di questa, siccome ci sono politici che si riempiono la bocca che le persone non hanno soldi e vivono con la minima, questo, allora il giro di una cassetta di arance, io l'ho comperata, comperavo a cassette circa 3 settimane fa. E la pagavo 12 euro una circa 10 kg di arance buonissime siciliane. Bene, è cominciato un po' di trambusto in questa pandemia, prima delle grandi restrizioni, è passata a 13 euro. Bene, accettabile. Una settimana dopo è andata a 15 euro. Diciamo che è accettabile lo stesso. Arriviamo al punto, ieri sono andato in un negozio di centro città, le stesse arance. Se io avessi comprato 10 kg, le avrei pagate dalle 38 alle 40 euro. Dalle 38 alle 40 euro. Dalle prima 12 euro o 15 euro. Ecco, questa è la politica, deve stare anche attenta. Poi ho sentito la ma famosa mascherina, un programma nazionale, 35 euro usa e getta, 35 euro in una farmacia di Milano. Cioè queste, allora, questi sono sciacalli. Perché io dico, ci sono molte persone, guardi, concludo dicendo così, ci sono molte persone che alla fine di questa storia potranno girare a testa alta, lo sguardo alto e tutto l'insieme. Ci sarà più di qualcuno che dovrà guardare per terra quando cammina per strada, perché questi sono sciacalli, questo è sciacallaggio. Io ho visto anziani ieri, che poi sono uscito io, non ho comprato niente, perché ho visto persone anziane che compravano due arance erano quasi 2 euro. Allora, ecco qua la brava gente italiana. Viva i medici, viva i giornalisti, viva gli infermieri. Ci sono molte persone che dobbiamo la vita a loro, però ci sono ancora criminali in questo senso. Grazie dello spazio, buona giornata e buon lavoro. Grazie, buona domenica. Allora, beh, insomma, ci sono già questi comportamenti, allora sembra, no? Mi pare che ci sia stata, almeno ultimamente non ho sentito, ma alcune settimane fa mi pare che sia stata un redarguire dalla
Kodak, non ricordo bene da che autorità, che aveva affermato che avrebbero vigilato sui prezzi, no? Nei supermercati all'interno dei, e credo che come dire, ci siano non so se gli ispettori della Bookkeeper essi che dovrebbero vigilare anche su questa tematica che il telespettatore ci ha riportato. Una cosa mi sento di dirla, in questo momento dove se leggiamo, apriamo qualsiasi giornale, vediamo che l'approvvigionamento tiene sicuramente per le code che si vengono a creare dei tempi più lunghi. Tempi più lunghi vuol dire anche costi maggiori, che ci sia un, quello dovrebbe essere un contenuto aumento sui prodotti, credo sia inevitabile. Sì. Dopo che dal contenuto si passi, come diceva il telespettatore, a 3-4 volte tanto, no, credo che in quel caso una verifica debba essere fatta. Allora, sentiamo, vediamo un po', credo che dovrei avere in presto la prima pagina del, la prima pagina del Corriere della Sera, mi sembra di sì, quindi possiamo un attimo vedere appunto le parole di Conte: uffici, aziende, nuove chiusure, restano in attività supermercati e servizi essenziali, pressing del nord, Conte uniti ce la faremo. Adesso serve una voce sola, dice Marco Imarisio, perché oggettivamente si legge di tutto e di più, non si sa a chi ascoltare, a chi dare retta. Sembra che negli Stati Uniti ci siano dei senatori che stanno facendo affari vendendo azioni prima del crollo, insomma soliti discorsi di questi tempi. Sicuramente una... Prego, sì. Posso? Sì, come no. No, diciamo che la notizia, se tu hai utilizzato il sembra, non so se appunto fino a che punto sia fondata questa notizia dei senatori degli Stati Uniti, credo, ecco, tornando al ragionamento di prima della politica, che in questo momento dovrebbe dare dei segnali anche simbolici evidenti, sicuramente se la notizia verrà confermata, la politica statunitense, anzi mi permette di dire in questo caso quei senatori, non stanno dando sicuramente dei segnali positivi etici ad una comunità che invece ne ha bisogno oggi più che mai. Questo mi pare evidente. Dice il Corriere, il capo e tre membri della commissione intelligence del Senato statunitense avrebbero ceduto i titoli dopo aver ricevuto informazioni dei servizi sulla diffusione del virus. I senatori leggono il report degli 007 e vendono le azioni prima del crollo. Questo è, sono tre repubblicani e una democratica, in quelli che sono, diciamo, accusati di questa cosa. Prego. Sì, prego Luca, prego. Io credo che oggi, ho visto i sondaggi e il popolo italiano sta apprezzando largamente il lavoro che sta facendo Conte, che mi sento di dire, ma credo di essere in buona compagnia, non si sta risparmiando in alcun modo, e credo che gli altri paesi, così, dato che non l'ha ancora accennato nessun telespettatore, ma alcune parole sull'Europa in questo momento credo sia necessario spenderle, che gli altri paesi guarderanno, probabilmente per orgoglio non ci ringrazieranno per le misure che abbiamo adottato prima di loro, ma se gli altri paesi hanno quell'intelligenza, attraverso, guardando la nostra situazione, nel mettere in pratica sin da subito, perché mi pare che ancora alcuni non si siano uniformati. Sì, prego Luca. Pronto? Sì, a prestissimo. Umberto? Sì, noi sentiamo benissimo. Umberto? Io sento bene. Forse ci sono dei problemi. Senti? Io benissimo, sì. Ci sono forse dei problemi.
problemi con il collegamento con Luca Salvati. Adesso riprendiamo eventualmente il collegamento. Delle volte, sapete, ci sono problemi. Adesso probabilmente ci sta chiamando lui. Allora, in attesa di ripristinare il collegamento, io direi che possiamo far vedere proprio uno di questi filmati che i nostri telespettatori ci stanno mandando per tenersi e per tenerci un pochettino su il morale. Vediamo se è pronto uno di questi, se no poi abbiamo anche una posta elettronica. Pronto? Eccolo, pronto, allora può partire. Ciao a tutti, io sono a casa e resto a casa, fatelo anche voi, perché non è più una scelta, è un dovere, facciamolo tutti. Così fragili,
Allora, siamo ancora con Luca Salvati. Ci eravamo interrotti, Luca, in un discorso che riguardava soprattutto l'atteggiamento dell'Unione Europea, Esatto. fondamentalmente. Beh, allora, l'Unione Europea, devo dire, è la prima volta nella storia che allenta, no? Sospende quello che, anche questo l'abbiamo sentito, che sospende il patto di stabilità. Cerchiamo di capire questo cosa vuol dire, perché messa così è. Questo cosa vuol dire? Che i singoli stati possono tranquillamente pompare, dar vita, possono produrre, quindi pompare, così è il termine che viene utilizzato, denaro all'interno delle loro economie. Questa è sicuramente come dire, una misura storica che è stata presa, non per nulla ad oggi, ed è giusto dirlo, viene considerata la crisi economica sociale la più grande dal secondo dopoguerra. Ed è giusto che in questa situazione l'Europa, che spesso viene attaccata o comunque viene rimproverata di non fare adeguatamente il suo, abbia dato un segnale di questo tipo. Poi da qua al fatto che sarebbe necessario comunque programmare delle politiche, in questo momento più che mai, delle politiche insieme monetarie o comunque delle politiche programmatorie insieme agli altri stati, credo che anche questo debba essere il buon senso, debba portare a ciò. Tornando Umberto invece mi vengono mandati alcuni messaggi che avendo il PC davanti riesco a leggere, mi viene detto che ci sono diversi ancora. Ecco, questo posso cercare, io ve lo segnalo, come aveva fatto il nostro consigliere regionale alcuni giorni fa, non mi è stata indicata il nominativo della comunità, cercherò di farlo io poi singolarmente con la persona che mi ha scritto. Mi viene riferito che ci sono diversi educatori psichiatrici che lavorano in alcune comunità residenziali. Ovvio che stiamo parlando di situazioni che sappiamo essere anche già ordinariamente difficili da gestire, no? Che però mi par di capire anche in quel caso non vengano rispettate le misure che dovrebbero essere prese. Torno a dire, non so il nominativo della comunità, non mi è stato detto, credo che in questo momento, senza ecco, creare ansie, Ho capito. però ci tenevo, visto che mi è stato scritto come quando tu ricevi, Umberto, delle mail, ci tenevo a comunicarlo. Ok, allora c'è una telefonata, Luca, sentiamo chi è in linea. Buongiorno. Pronto? 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 Prego, Buongiorno buongiorno. signor Alberto, buongiorno al suo ospite. Buongiorno. E allora, io sono la signora Liliana, no? La prima volta che ho telefonato ho parlato proprio con lei, combinazione. Allora, io voglio dire questa mia angoscia, no? Diciamo, perché io ho un figlio che fa l'infermiera nella casa Bartoli, perciò siamo sempre in ansia perché ovviamente là si sa che ci sono i contagiati e rimangono nella struttura. Non vanno portati all'ospedale se non sono gravi, no? Perciò il ragazzo mio, di 24 anni, continua a lavorare sempre con i contagiati. Ecco, è già un'angoscia. Adesso il mio ex marito, che sarebbe il padre di questo ragazzo, che vivono insieme con altro secondo figlio di mio ex marito, lavora in ferriera. Perciò si può immaginare adesso io che ho il figlio che lavora sempre in contatto con le persone a casa di riposo, più mio ex marito che lavora in ferriera, sono in tre in quella famiglia che potrebbero essere tutti e tre contagiati. Cioè, ecco, volevo dire solo questo. Io lo sapevo già che c'era un sospetto alla ferriera, perché avevo sentito mio ex marito che sono in buoni rapporti, perciò diciamo ci sentiamo, no? Lei mi diceva già giorni fa, ma parecchi giorni fa, tipo un 15, adesso dovrei andare a Sì, più o vedere la meno chiamata, quello. che c'era questo sospetto. Poi di che io non mi sono più informata, perché non è che chiamo ogni giorno il mio ex marito per domandare come va o come non va, Sì, so. capito? Pensavo che era tutto risolto, che avevano già isolato la persona, che no. Adesso vengo a scoprire da voi, da ieri, dal signore, quando ho chiamato, subito mi sono allarmata perché avevo capito subito che si parlava della ferriera, però non volevo dire io niente.
E ho scoperto da voi, cioè, ti voglio allenare. Allora, noi stiamo a casa, guarda, io sono 2 settimane che non vedo mio nipotino di 4 anni, che mi chiede ogni giorno, nonna, posso venire da te? Posso venire da te? Perché lui era abituato a stare con me sempre, tutti i giorni ci vedevamo. E andavamo tutti i fine settimana via col camper, perciò noi portavamo sempre il bimbo con noi. Lui non riesce a capire il bimbo di 4 anni perché non può vedere la nonna. Certo. Noi abbiamo detto che io sono una nonna giovane, perciò non sarei neanche a rischio, diciamo, di... Sì, ho capito. Però abbiamo detto no, io e mia figlia abbiamo adottato quella là di restiamo a casa, l'hashtag. Noi stiamo a casa, no? Okay, fa ecco, bene. Noi stiamo a casa, poi vengo, mi sveglio la mattina, accendo sempre voi, il primo canale che metto subito alle 7, sono la prima, e vengo a sapere che adesso io chiedo, no? Faremo i tamponi almeno alle persone della ferriera per sapere, perché cioè, io non vivo con loro, però a me mi secca che 3 persone sono a rischio, perché certo. Mio figlio, mio ex marito e l'altro figlio, ho capito. Non so se riesco a capire, ho capito. No, ho capito, sono ho capito. Un po' agitata adesso, ecco. Ho capito quello che lei sta dicendo, insomma. Sì. Insomma, non le dico grazie per la segnalazione, perché nel senso, non ha senso che io le dica grazie, ha fatto no, bene. No, infatti io non voglio che mi... anzi no, io dico grazie a voi, grazie a voi, no, ma dico tramite voi sappiamo quello che non sappiamo. Ho capito. No, ha fatto bene a chiamare anche per farci presente quelle che possono essere appunto delle... anche quello... quella che lei ha definito la sua angoscia oggettivamente. Perché prima il figlio, adesso, perché non sono l'unica, no? Sai quanti operai che ci sono in ferriera? Certo. Tanti operai che poi tornano a casa, che hanno bambini, che hanno figli più grandi, mogli, speriamo che vada genitori, insomma, e via dicendo, no? Speriamo che vada tutto bene, dai, signora. Sì, magari speriamo che fanno anche qualche controllo, magari a quelli della ferriera, almeno il tampone, dato che so che i tamponi sono cari, che non fanno a tutti, che fanno solo agli ammalati, cose varie, ma almeno in questo caso facciamo, almeno così limitiamo i danni, se ci sono danni, speriamo di no. Speriamo di no, dai, signora, va bene? Va bene, grazie mille. Grazie, mi raccomando, buona domenica, tanti auguri. Ma sì, anche a voi, buona domenica, io vi seguo sempre. Grazie, signora. Almeno mi fa, cioè, so tutto tramite voi, ecco. Grazie signora, grazie mille, buona grazie, giornata. Buongiorno, grazie. Allora, la signora fa presente appunto questa situazione, che è una situazione anche di angoscia, probabilmente nel caso suo di angoscia continua. Umberto, sono le situazioni che, torno a dire, attenderemo, adesso mi pare abbiano iniziato a fare una serie di tamponi, no? Sì. Ai primi, come è giusta la procedura, seguire la procedura alle persone che erano maggiormente in contatto con il lavoratore in questione. In questo caso sappiamo che anche per quanto riguarda i risultati dei tamponi, nonostante lo sforzo che dobbiamo ricordare, dovremmo non dimenticare mai che gli operatori sanitari stanno compiendo, comunque i tempi richiesti sono di alcuni giorni, no? Altra cosa, credo che ed è stata una notizia straordinaria la chiamata dei 300 medici ha portato volontari, no? Certo. Fino a quasi 3.000. Sì. Io credo che l'Italia, torno a dire quello che dicevo prima, che forse non avevo finito di dire, l'Italia sta dimostrando ancora una volta, nonostante quello che spesso attraverso gli occhi soprattutto degli abitanti degli altri paesi, l'italiano un po' così, come dire, folcloristico, però credo stia dimostrando ancora una volta di essere un popolo altamente solidale, un popolo che quando viene chiesto a ognuno di fare il suo è capace di farlo. Ovvio che questo non basta, abbiamo sentito anche Bertolaso nei vari TG di questi giorni della struttura che sta mettendo su e che il prossimo weekend a Milano dovrebbe essere già operativa. Credo che nelle varie regioni, parliamo della nostra, in Friuli Venezia Giulia per oggi la situazione sanitaria, sì, c'è l'allarme, ma non siamo ancora in quella situazione di dover costituire delle tendopoli all'aperto.
credo che in questo momento più che mai le varie regioni sono chiamate ad attrezzarsi e a dare una mano a quelle regioni che invece sono già andate oltre ogni limite immaginabile, no? Certo, certo. Allora, scusa, sì, c'è un'altra telefonata. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Bosacci, sono in linea? Sì, buongiorno signora. Buongiorno Bosacci, Nivea al telefono. Buongiorno signora. Cercherò di essere... Non sento però. Sente adesso? Io sento, casomai poi faccio io da tramite. Sì, sì, da tramite con Salvati. Prego, sì. Prego signora, allora, Nivea, buongiorno. Allora Bosacci, in merito a quello che diceva adesso Salvati, no? Sì, hanno risposto in tanti alla chiamata dei volontariato e dei medici, anzi, no? Però a Crotone ho sentito questa mattina che 300 fra medici e paramedici sono andati in malattia per non lavorare in ospedale, per non essere in pericolo. Perciò Salvati, l'Italia, come ha detto qualcuno ieri, è molto lunga, è molto lunga. E ha detto anche il patto di stabilità. Patto di stabilità è stato sciolto adesso perché c'è di mezzo la Francia, la Germania e altri paesi. Fin tanto che era l'Italia in pericolo, nessuno ha rotto il patto di stabilità. E vabbè, ok, okay. Oggi anch'io dovrò muovermi purtroppo e se mi muovo sapete dove devo andare. Vi ringrazio tutti e speriamo che passi questa buriana, perché veramente non auguro neanche al mio peggiore amico di trovarsi in quella situazione che sono io. E vi invidio un po', Salvati, perché si è fatto il taglio dei capelli da solo, evidentemente, visto che i parrucchieri sono chiusi. Noi donne, quando finirà questa quarantena, saremo come l'uomo delle caverne. Grazie. Ah, già, è vero, anche qui. Allora, hai sentito anche le prime due domande, Luca? Sì, ma soprattutto l'ultima del taglio dei capelli. Sì, noi non abbiamo problemi, oggettivamente. Però... No, esatto, bravo Umberto. Io in questo momento sono appunto, sto presso la mia residenza con mio fratello, il quale ci tagliamo i capelli a vicenda, e credo che sperando di veramente doverle contare sulle dita ancora le successive volte in cui dovremmo tagliarceli. Per quanto riguarda l'Italia è molto lunga. Signori, io l'ho già detto l'altra volta che ero con la bravissima Laura Bucarella in studio, no? E c'è un problema che ovvio che in questo momento comunque rimane all'ordine del giorno, perché le cronache ci stanno riportando anche il malaffare, no? Che si sta creando attorno al commercio delle mascherine, no? Io sono ancora una volta ancora più convinto, questi saranno poi argomenti che speriamo il prima possibile verranno ripresi dal governo, che la lotta nel nostro paese non sia ancora mai stata fatta una lotta alla criminalità organizzata e non degno di nota, che comunque porta a un complessivo di miliardi di euro importante. Una lotta verso la criminalità porterebbe a far sì anche che, lo ha ripreso anche il Papa questo argomento, che la tassazione complessiva pro capite potrebbe essere nettamente inferiore. Uno. Due, quindi tornando anche alla questione delle tasse, che in questo momento è, spero che il prima possibile venga ripresa anche tutta la parte relativa, c'è Berlusconi, no? Che ha tirato fuori la questione dell'IRAP, dell'IRPEF, che anche verrà ripresa la questione della tassazione in maniera proporzionale, soprattutto quando verremmo fuori, Umberto, da questo periodo, sì. Ci sarà ovviamente coloro che già nell'ordinarietà facevano fatica ad arrivare alla fine del mese, ovviamente questo si sentirà ancora di più, quindi sarà richiesto ancora di più alla politica di riprendere in mano tutta la parte relativa alla pressione fiscale sui contribuenti. Allora, ultima cosa se posso, sì? Il patto di stabilità, sì, sì. Guardate, io ho detto alla signora forse una cosa che di
diversi, quasi tutti noi abbiamo pensato, il patto di stabilità è stato sospeso perché è stata toccata da questa pandemia, sono state toccate anche la Germania e la Francia. Mi sento di dire può essere, con questo cerchiamo di evitare frasi del tipo per fortuna che sono state toccate anche loro, credo non ce ne sia, o abbiamo visto sui social anche cose di questo tipo, credo non ce ne sia assolutamente bisogno. L'importante è sapere che ad oggi l'Europa sta facendo il suo. Ok, allora Luca, ci fermiamo per la pubblicità. E poi dopo torniamo ancora per una mezz'oretta. Entriamo in studio ancora per una mezz'oretta circa in compagnia di Luca Salvati, consigliere circoscrizionale del Partito Democratico. C'è una telefonata in linea, buongiorno. Pronto? Pronto? No? Allora facciamo cadere. C'è invece... Ma come? Stavo parlando? Pronto? Pronto? Prego. Oh, ecco. Allora, volevo dirvi che siete splendidi. Grazie. Ecco, prima roba. E seconda, volevo fare una domanda. I tabaccai, sì, i sei aperti o no? Perché... siamo andati qua su in Greta e il tabacchino non vende sigarette. Ma è aperto? È aperto, ma non vende sigarette, vende solo giornali, come mai? Ok, un attimo solo, perché l'ordinanza dispone l'apertura delle edicole, no? Sì, delle edicole. Però sì, mi sembrava... Sì, l'informazione assolutamente... Però la questione... Da quel che so io... Ok, vediamo un attimo se c'è una specifica per quanto riguarda la vendita di sigarette, eccetera. Vediamo solo un attimo. Allora, però vedo... Dunque... Allora, dalle farmacie ai tabaccai tutte le attività aperte. Sì, quindi... non dovrebbero, resteranno aperte anche le tabaccherie, le edicole, così come funzioneranno i servizi di informazione. Per cui sì, le tabaccherie dovrebbero rimanere aperte. Sì, è perché è aperto, solo che non vende sigarette, vende solo giornali, ha detto. Questo è un po' strano però, perché... Anche a me mi pareva strano, ma insomma, ormai non c'è più niente di strano in giro. Sì, questo magari è anche vero. Perché se insomma può venderle, ecco, insomma, può vendere anche sigarette, e questo è anche il motivo per cui sono aperti, perché credo, no Luca? Ecco, credo. Sì. Beh, credo che non vendere sigarette in questo momento, io non ho mai fumato. Da quel che mi viene, devo ringraziare un episodio che mi è accaduto in età adolescenziale. Anzi, in questo caso dovrei ringraziare una donna, però immagino che da quel che mi viene riferito, il fumo come anche lo sport sono assolutamente due rimedi per lo stress. Quindi credo che in questo momento vietare di fumare non sia assolutamente una scelta sensata. Ecco perché i tabaccai sono aperti. Sì. Quindi magari... Ecco, probabilmente l'invito può essere quello di andare... Io mi comporterei così, nel senso, magari proverei a chiedere al... ma se sono aperti, secondo me, neanche chiedere al 112 per le forze dell'ordine, però... C'è una segnalazione di un telespettatore in... come si chiama? Via posta elettronica, che dice che da 20 anni la domenica non si vende tabacco. Io non sapevo questo, anch'io non essendo fumatore. Ma ci sono Umberto, ci sono le macchinette anche automatiche in diversi punti. Potrei dire a Cattinara, per esempio, che è vicino a me, tranquillamente si va e si possono prelevare. Questo ovvio che il servizio non è quello normale. Su questo. Questo è vero, che ci sono le macchinette, i distributori automatici, sì, questo è vero. Esatto. Non sapevo che di domenica, confesso anch'io, non essendo
non essendo fumatore, non lo sapevo, ecco, insomma, non ho mai avuto bisogno, insomma. Ecco, okay. Umberto, direi che non iniziare a fumare. Non ho nessuna intenzione. Quindi, ok, allora, la signora ancora in linea? No, non è più in linea, quindi probabilmente... Approfitto, se posso, per due cosette, visto che mi stanno arrivando altre segnalazioni su Messenger, invito, tanto voglio dire, anche io sono a casa, e si vede dal fatto che non mi sono recato in studio, tutti coloro che, soprattutto mi riferisco a magari lavoratori che magari non hanno un sindacato strutturato all'interno dell'azienda, che non hanno un responsabile, mi scrivano pure privatamente e per quel che posso cercherò di allertare chi ovviamente invece ha un sindacato, quelli sono i canali preferenziali da attivare in questo momento, se all'interno della propria azienda si ritiene non stiano seguendo le misure corrette da adottare. Tutte le aziende sono tenute su questo, è pacifico, lo ha detto anche il Presidente del Consiglio, ad adottare lo smart working. Smart working che in altri paesi sappiamo essere già utilizzato da diversi decenni, che noi l'abbiamo messo in campo in maniera così importante appena oggi, di necessità virtù. E se posso, riportando un attimo, riprendendo quello che dicevo all'inizio della trasmissione, abbiamo avanzato, io personalmente ma non solo, alcune proposte all'amministrazione. Nella fattispecie una, visto il buon rapporto, la relazione consolidata che ho con l'assessore Giorgi, ho chiesto di rendere gratuiti i parcheggi blu. In modo da ovvio che solitamente cerchiamo di disincentivare il più possibile l'utilizzo della propria autovettura, ma per evitare gli assembramenti all'interno del trasporto pubblico locale, credo che in questo momento invece far sì che i singoli lavoratori possano recarsi sul posto di lavoro con la propria vettura sia una necessità. Quindi ho chiesto all'amministrazione di piazza di rendere i parcheggi blu gratuiti. Se posso, ieri ho letto sulla pagina, Umberto, del Comune di Muggia, sì, un'ottima iniziativa attraverso un'associazione, che è quella di fornire gli utenti presso le case di riposo. Io direi, se possibile, anche di estendere all'interno degli ospedali, nei reparti ovviamente consentiti, i tablet o altri strumenti, dispositivi... Esatto, che consentano di mettere i degenti in contatto, almeno facilitare le relazioni con i propri familiari. Quindi sicuramente un plauso al Comune di Muggia che ha messo in atto questo. Credo che in questo momento una cosa sia richiesta soprattutto a tutti noi, quello di ingegnarsi il più possibile per passare nel meglio e di sviluppare attraverso questi strumenti le relazioni con i propri affetti. Sentiamo la prossima telefonata, buongiorno. Ah, buongiorno a lei, suo ospite. Buongiorno, prego. Volevo sapere se avete dato la notizia del terremoto in Croazia. Sì, abbiamo aperto con questo. Ah, bene, allora sì. Perché non avevo sentito. No, abbiamo aperto, non ci sono novità rispetto alle notizie di prima, cioè è un terremoto di... Perché ho visto che ci sono crolli notevoli. Cioè sì, fuori sì, morti, nel senso, però l'epicentro è a 6 km da Zagabria, l'ipocentro a 10 km e l'intensità della scossa... C'è la centrale di Kersko lì vicino. Com'è? C'è la centrale di Kersko lì vicino. È sicuro? Eh sì, è sul confine tra Slovenia e Croazia. Ah, ok, ne mangio di più. Bene. Ok, va bene. C'è Senta, altro? Volevo contestare un po' quello che ha detto l'ospite sul discorso degli aiuti dell'Europa. In che senso? L'Europa non ci sta aiutando proprio per niente, ha levato solo la clausola della stabilità, ma i soldi che noi spendiamo saranno tutti soldi in debito. Infatti l'aiuto doveva essere
sempre attraverso la BCE, che doveva dare soldi creati dal nulla direttamente allo Stato e non alle banche, e quindi consentire allo Stato di non fare debito, mentre invece questo non è stato consentito. Infatti Conte sciaguratamente voleva chiedere l'ausilio del MES, che se glielo davano eravamo veramente finiti, per cui siamo ancora nell'angoscia, non sappiamo dove reperire i fondi, e questo sarà un dibattito che si svilupperà adesso nella prossima settimana. Quindi dare notizie che è tutto risolto proprio non è proprio vero. Grazie e buongiorno. Ok, grazie. Luca? Allora, Umberto, ho recepito solo alcuni. L'ultimo sul fondo, guardate, torno a dire, non sta a me lodare perché vorrei, sembrerei di parte, anche lo dico, in altri momenti Conte non mi ha entusiasmato, in questo momento a mio avviso il suo lo sta facendo, e per non per essere una persona che comunque non era, come dire, nel far politico, non aveva quell'esperienza di molti altri, secondo me lo sta facendo anche molto bene. Diverse volte lui, non più tardi anche di ieri, ha chiesto all'Europa di sbloccare i 500 miliardi del fondo, no? Con quei miliardi sicuramente, probabilmente non basterebbero, ma sicuramente qualcosa in più rispetto all'attuale, anche perché gli ha fatto bene, non ha detto di destinarli ovviamente solo all'Italia o in misura ponderante all'Italia, ma di redistribuirlo, non ricordo con che criteri, se ha citato i criteri, ma di distribuirli ai vari paesi europei. Io credo che questo appello l'Europa lo debba far suo in questo momento, quindi oltre al patto di stabilità quella è una seconda misura che l'Europa deve adottare il prima possibile. Ok, allora intanto per quanto riguarda il terremoto, allora abbiamo delle notizie, dunque secondo quanto emerge dalle foto e dai video pubblicati, abbiamo visti anche, ha provocato ingenti danni in città. Le immagini mostrano palazzi gravemente danneggiati, auto distrutte dalle macerie degli edifici e strade coperte da calcinacci. Molti residenti sono scesi in strada, per ora non si hanno notizie di feriti o vittime. Verifiche sono state effettuate alla centrale nucleare di Kersko, che dista qualche decina di chilometri dall'epicentro, e sono state queste verifiche hanno dato esito negativo. Il terremoto è stato avvertito anche a Trieste, questo è un sito che però dice poche le chiamate ai vigili del fuoco e non si segnalano danni. Allora c'è una telefonata? Buongiorno. Sì, buongiorno. Prego signora, buongiorno. Sì, la stessa, mi adesso mi arrivano un flash. Sì. Strana stupidaggine, no? Però è un'ipotesi. Potesse essere che questo virus, questa infezione, sia partita magari dalle sigarette elettroniche, da quei liquidi che fa in Cina, quelle porcherie, siccome è una cosa che si è mirata ai polmoni, è una cosa che si è aspirata, no? Ovviamente, inalata. Ecco, perché adesso mi parlo del mio caso, a me mi sono 35 anni che fumo, un amico provato tra la sigaretta elettronica, e non dai cinesi, ma dopo le sigarette elettroniche, con liquido e tutto, ma un giorno mi come una bronchite, una tosse, ma tipo bronco polmonite per un mese, questo è il mio caso. Sarà una stupidaggine, però chissà che magari non sia partito da quelli. Questa è una mia ipotesi, ecco, solo questo volevo dire. Da queste sigarette elettroniche, di quei liquidi, quelle porcherie che vado in Cina, considerato che si è mirato ai polmoni. Eccolo, tutto qua. Ok. Grazie. Sì, è appunto un'ipotesi che credo, non so quanto probabile, per dire la verità. Poi noi non siamo medici, per cui non possiamo dirlo. Basta che non lanciamo, Umberto, il messaggio di tornare alla sigaretta normale e non utilizzare più quella elettronica. Vabbè, io forse, vabbè, non posso dire delle cose, non farmi dire delle cose. Allora, sempre... Nel senso... Sì, ho capito.
Gli stessi scienziati, no? Credo in questo momento c'è ancora una nube su quali effettivamente siano le cause e le motivazioni che hanno portato alla creazione e poi al diffondersi in maniera così capillare e veloce del virus. Con tutto il rispetto che posso avere per me stesso in primis, ma per Telequattro e i telespettatori, credo che gli scienziati facciano gli scienziati e ognuno di noi è chiamato a fare, a svolgere la propria professione e il proprio lavoro. Allora, la signora Nadia Bellina, da Opicina, ci dice che le sigarette, come tanti altri generi, non sono deperibili e quindi si possono comprare per più giorni. Anche latte fresco e latticini durano dai 3 ai 4 giorni, quindi è una sorta anche di consiglio per come comportarsi con la spesa in questi giorni, che è un altro capitolo di quelli abbastanza particolari. Sentiamo la prossima telefonata, buongiorno. È pronto? Ciao Umberto, sono Gianni di Trieste. Buongiorno, può parlare un pochettino più forte? Sì, volevo dire che tempo fa, un mese e mezzo fa, quando i tabacchini erano aperti di domenica, Sì, prego, prego. Ecco, le sigarette io le acquistavo, Sì, mi sembra. Cioè, sono andato anche, io abito a Roiano, sono andato anche vicino alla chiesa, che c'era i tabacchini vicino alla chiesa, e io le acquistavo le sigarette. Cioè, non è che sia vero che le sigarette non si possono vendere di domenica. Ok, va bene, intanto abbiamo cerchiamo di chiarire anche questa cosa, va bon? È ancora in linea? No, non c'è più. Allora, è caduto. Allora, è stato accertato. No, non ho sentito bene, Umberto. No, il signore diceva che, insomma, non gli risultava che la domenica non si potessero acquistare sigarette nei tabacchi. Certo, io che fumo le ho prese questa mattina. Ah, ecco, appunto, abbiamo il nostro tecnico che è fumatore e stamattina le ha prese, per cui, insomma, chissà, forse magari la tabaccheria a cui la signora si riferiva applicava una direttiva secondo cui magari appunto le sigarette non sono considerate beni di primaria necessità. Fatto salvo, come dicevi tu prima, che in questi casi dove lo stress agisce non da poco, possono essere considerate appunto da qualcuno un antistress. Sì, oggettivamente. Credo che comunque il fumare sia, no? È una dipendenza, quindi in questo momento, siccome le forze, quelle appunto ospedaliere o altre, sono spiegate ovviamente, giustamente, su altre tematiche, credo che andare a creare delle problematiche che possono poi portare a coloro che gli viene sottratta la sigaretta, o la sigaretta mi viene, ecco, l'unica dipendenza dovrebbe essere tollerata in questo momento, credo proprio sia da evitare, no? Certo, sì, no. Ma Umberto, mi ridai la mail di Telequattro, io mi permetto di mandarti sia il link che ho trovato dell'azienda sanitaria dove trovi le informazioni. Okay. Puoi darmi la mail? È semplicissima, redazione@telequattro.it. Eccola qua, redazione@telequattro.it. Sì. Mi sono anche permesso, Umberto, visto che a casa sono e per quello che posso rendermi utile, ci sono anche i miei contatti per chi mi vuole contattare, non so se potete. Ma magari privatamente, a tua discrezione. Ok, perfetto. Questo si può. Questo si intanto può fare. C'è anche il link sulla mail che ti ho appena inviato. Perfetto, allora vediamo se ci sono novità per quanto riguarda, no, in l'ANSA dà soltanto appunto nessun problema alla centrale nucleare di Kursko in seguito appunto al terremoto di cui abbiamo parlato prima. Quindi io direi, Luca, intanto io ti ringrazio per essere stato collegato con noi, ci avviamo verso le 9, allora mandiamo la pubblicità, grazie davvero per questo collegamento, buon lavoro e buona domenica. Io ringrazio tutti voi telespettatori e rimango a disposizione soprattutto in questo momento. Buona domenica a tutti. Grazie a Luca Salvati, adesso appunto mandiamo la pubblicità, poi torniamo in diretta.
Allora, rientriamo in studio. Due le notizie a cui far riferimento. C'è una telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Prego. La signora Graziella. L'ascolti, riguardo delle sigarette, di tabacchi. Un attimo solo, signora, solo un momento, signora. Chiedo alla regia veramente di darmi una mano perché io non sento niente delle telefonate. Forse bisogna o tirar su l'audio dalla regia oppure forse qui magari l'altoparlante in studio, perché ho veramente delle difficoltà. Signora, può parlare un pochettino più forte? Sì, buongiorno. Così va meglio. Io ho tirato via l'altoparlante. Ok. Può essere che sia il mio problema, l'ascolti. Allora, stanotte ho guardato sull'internet, sul monopolio dello Stato, sì. Riguardo di tutte le giocate del Zomassin, anche Gratta Vinci, tutto eccetera, eccetera, comunque si è compreso anche delle sigarette che si è vietato nel territorio nazionale, ma non si è scritto delle sigarette, comunque si è monopolio dello Stato anche le sigarette, perché c'è stato 1 milione di persone che muoiono per il cancro dei tumori. Allora per questo volevano fare una ipotesi, verificare queste sigarette se sono veramente nocive, se sono troppo robe che hanno messo dentro che non va per la salute del cittadino. Okay. Questa è la roba più importante. Comunque mi voglio fare il suo lavoro, ecco, la guardia di sumano poi dello Stato. Comunque c'è altri giochi che non si può giocare nel tabacchino. Sì, questo è uno. Il problema è di capire come mai la tabaccheria dove è andata la signora che ha chiamato prima oggi non ha venduto le sigarette. Insomma, questa è una cosa. Si vede che aveva letto sull'internet durante la notte, qualche cosa che avrà visto. Comunque non tutti lo sanno questa roba, perché non... C'è scritto comunque dall'internet che si è vietato anche di giocare gratuitamente tutte queste cose. Ok, perfetto. Grazie, grazie signora. Buongiorno a lei, buona domenica. Grazie, buona domenica. E intanto noi siamo collegati con Michele Piga, segretario provinciale della CGIL. Buongiorno Piga, grazie per essere collegato con noi. Buongiorno. Allora, questione ferriera, che cosa ci insegna quanto sta accadendo? Che bisogna adottare le misure che sono state previste sia dal Presidente del Consiglio con tutti i decreti, ma anche dall'accordo sindacale che è stato fatto con Conte a Roma tra CGIL e CISL UIL, parti datoriali e governo, ovvero di essere rigorosi nell'applicazione di tutte le prescrizioni che vanno adottate. È quello che abbiamo adottato non solo in ferriera ma dappertutto. Senta Piga, c'è adesso poi le notizie si susseguono, cioè, sembra che la persona stesse male già dagli inizi di marzo e poi abbia fatto il tampone 2 settimane dopo. Questo che cosa potrebbe significare, che cosa potrebbe voler dire? Ma, da un punto di vista procedurale, che i giorni passati a casa sono quelli di quarantena, ovvero di distanza rispetto alle altre persone. Ho capito. E purtroppo ci sono questi 15 giorni di cui... insomma, c'è la latenza e il possibile contagio, bisogna stare attenti, ma di cui bisogna tener conto. È la stessa cosa che ha tenuto conto l'azienda sanitaria nel valutare il contagio o meno della persona. Certo, sì, questo è anche vero. Questo è anche vero. Commentando anche gli ultimi provvedimenti del Presidente del Consiglio, no? Il cui slogan è in qualche modo riassumibile in rallentiamo il motore produttivo del Paese per affrontare la fase più dura dell'emergenza sanitaria, che è un cambio di passo, il sindacato come lo vede? Ma è la richiesta che abbiamo fatto, è che si fermi tutto quello che non è indispensabile. Certo. È una questione non solo... di buon senso,
ma anche per venire conto alle grandi preoccupazioni che ci sono. Le persone che vanno a lavorare sono preoccupate, ci sono misure che sono differenti, la nostra richiesta è che si fermi tutto ciò che non è indispensabile. Mi sembra che il Presidente del Consiglio abbia ascoltato le richieste che sono state formulate a Roma, e credo che sia un'azione di buon senso. Secondo, cioè, arrivata troppo tardi secondo lei o in, come direi, in zona Cesarini? No, non credo. Credo anche sia molto complicato, perché ci sono dei lavori, come sappiamo bene tutti, che sono indispensabili, sì, non solo quelli di cura, ma anche per insomma i servizi. Ci sono dei servizi che non possono che non esserci. Certo. Deve essere fatta una valutazione. Purtroppo c'è un dato oggettivo, che è la prima volta che la stiamo vivendo tutti. E quindi credo che una grande operazione di confronto, di consultazione possa è quello che sta accadendo. Certo. Avrà fatto, penso, nel momento in cui l'aveva fatto. Senta Piga, volendo guardare, perché bisogna farlo, insomma, al futuro, no? Tutti dicono, e mi pare anche abbastanza probabile, ci sarà un prima e un dopo. Il dopo, dal punto di vista del mondo del lavoro, dal punto di vista del mondo anche dei rapporti fra sindacati, imprese, eccetera, non tanto alla luce di quelli che potrebbero essere i problemi, insomma, quelli più neri cui si può pensare di andare, ma insomma cambiano anche le relazioni, cambierà l'impostazione, si scoprirà forse meglio l'importanza della sicurezza sul lavoro, meglio di quanto non sia attuata in questo momento, secondo lei? Cioè, ricaveremo qualche cosa, non voglio dire di positivo, ma comunque ricaveremo degli atteggiamenti nuovi da tutto questo? Quello che è successo in questi giorni sicuramente va in questa direzione. Noi abbiamo osservato anche una maggiore attenzione da parte datoriale, questo bisogna riconoscere. Credo che questa sia una grande prova per tutto il Paese, per tutti noi, perché quando ci sono problemi veri poi si affrontano con una grande forza anche di tenuta, insomma, sociale e di confronto. Io lo auspico che da questa situazione tutti quanti ne traiamo un insegnamento. Poi su quello che succederà io non lo so. Auspico questo. Vedo che ci sono grandi segni di solidarietà, di aiuto, di collaborazione. Penso che è una cosa che da tempo che ne avevamo bisogno e che in questi momenti di emergenza sono assolutamente necessari. Quello che auspico è che questo naturalmente resti un insegnamento per il futuro, insomma. Certo. Grazie allora Piga per queste parole. Buona giornata, buona domenica. Altrettanto, grazie a tutti e grazie della chiamata. Grazie a Michele Piga, segretario provinciale della CGIL. Abbiamo delle poste elettroniche. Allora, con questa bora non dovrebbero allentare un po' sulle uscite in strada? Mi viene da pensare che porti via questo virus nell'aria, ma comunque potrebbe essere anche il contrario. Allora, io non sono un virologo, un epidemiologo o come si dice, però non lo so, credo siano, potrebbero essere vere entrambe le cose, perché certamente si muove di più. Non lo so, è una curiosa, beh, insomma, in queste settimane molto si cita
I Promessi Sposi, l'episodio della peste manzoniana, se voi ricordate chi ha letto il romanzo, alla fine arriva la pioggia e la pioggia viene vista come qualcosa di salvifico perché porta via appunto, porta via la malattia, insomma, nel romanzo. Non lo so. Veramente, questa potrebbe essere una domanda curiosa. Non credo però che è il caso nemmeno di pensare di allentare le uscite in strada. Stiamo a casa, chi può, appunto, stiamo a casa tranquilli, perché solo così riusciamo veramente a dare una mano. Però la curiosità del telespettatore non è da poco. Allora, per legge, la domenica non si poteva mai vendere le sigarette da sempre. Questo è, io confesso, giuro che non lo so. Ancora? C'è una signora che cita una delibera del Consiglio dei Ministri, che però francamente non, è un po' lunga da leggere, insomma, praticamente come se già a gennaio ci fosse una delibera dove veniva fatto presente la pericolosità del virus. Allora, ancora avanti. Allora, la chiusura, dunque, allora, questa è la definitiva. La signora Cinzia Batic, titolare del bar G di San Giacomo, la chiusura dei tabacchi domenicale è dovuta all'ultimo provvedimento regionale, ordinanza contingibile e urgente. Quindi ecco per questo le ragioni per cui quella rivendita, che magari era aperta perché era anche rivendita di giornali, non vendeva tabacchi. Cosa? Poi dopo, questa risponderò in privato. Dunque, non c'è altra posta elettronica da leggere. Sentiamo se c'è una telefonata oppure ho visto un cartello. Non c'è telefonata? Ah Pronto? no, c'è una telefonata, sapevo. Buongiorno. Buongiorno Umberto, Prego. prima di tutto tanti complimenti al servizio che state facendo. Sono Giulio da Trieste Buongiorno, buongiorno. e volevo solo sapere qualche cosa riguardo, se sapete, per la protezione civile che daranno le Lei maschere. In intende? che modalità e se sapete già qualcosa per evitare assemblamenti se passano per... Ha dato No, questo guardi, stamattina. no, non, le direi, non le rispondo proprio perché non ho gli elementi, perché Sì, direi sì, delle sì. cose che. Sembrerebbe che da domani, per tutta la settimana, Fedriga abbia stabilito che la protezione civile dà due mascherine per ciascun membro Quelle della famiglia, lavabili? lavabili, sì, certo. Allora, io direi, facciamo così, perché vediamo se riesco a trovare eventualmente il. Allora, noi abbiamo, c'è il servizio che abbiamo mandato in onda ieri, mascherine per tutti in Friuli Venezia Giulia. Allora, fornire due mascherine lavabili a Sì, per tutti. sapere le modalità con Sì, tranquillità attraverso e la vostra l'obiettivo, utente, allora insomma. facciamo così, adesso abbiamo il servizio, così spiega, perché credo che sia, non penso che ci siano già delle date. Comunque risentiamo il servizio nostro di ieri e poi Sì, perché così. stamattina l'altra hanno detto proprio che dovrebbe, Fedriga ha dato il via, ecco, per la consegna. Ho capito. Sentiamo allora il servizio e poi vediamo. Grazie della telefonata e buona domenica.
verso una fornitura di mascherine a tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia. È quello che hanno in animo di fare il presidente della regione Fedriga e l'assessore alla sanità Riccardi. Per le mascherine da garantire al personale sanitario continuiamo a insistere con lo Stato, dal quale però dobbiamo riceverle. Per il resto della popolazione abbiamo ottenuto una deroga alle caratteristiche delle mascherine per poterle produrre in Friuli Venezia Giulia. L'obiettivo è di fornire gratuitamente, prima possibile, a ciascun cittadino del Friuli Venezia Giulia due mascherine lavabili e riutilizzabili, in grado di contenere particelle salivari e di ridurre quindi la diffusione del contagio da coronavirus. Lo affermano appunto il governatore Massimiliano Fedriga e il vice governatore con delega alla salute e protezione civile Riccardo Riccardi, in merito all'avviso diramato dalla protezione civile regionale a fornitori di mascherine anche senza marchio CE. Se da una parte spiegano stiamo facendo un pressing sulla gestione commissariale per ottenere i dispositivi di protezione individuale per far lavorare in sicurezza il personale sanitario, dall'altra è necessario che anche le persone che si recano al lavoro e i cittadini che escono per l'approvvigionamento del cibo o per motivi sanitari debbano essere dotati di questi dispositivi. Allora, questo dunque per quanto riguarda la questione mascherine gratis. Adesso però ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo. Entriamo in studio, c'è una domanda sulla posta elettronica. Dice un signore: la protezione civile comunica giornalmente l'impatto e la progressione del contagio su base nazionale, regionale e provinciale, ma su base comunale la situazione non è nota come mai. Molto probabilmente perché i dati vengono raccolti dalle aziende sanitarie e quindi, per esempio, Trieste va con Gorizia adesso per... su base comunale la situazione non è nota, ma probabilmente appunto si raccoglie per province e poi ci si ferma, insomma, perché effettivamente è vero, si parla della provincia di Udine, della provincia di Trieste, della provincia di Gorizia e della provincia di Pordenone, per cui si allarga un pochettino il territorio. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Prego, buongiorno. Buongiorno, senta, intanto le volevo fare i complimenti per come gestisce un po' il servizio la mattina e perché ci dà le prime notizie. I casi comunque nella provincia di Trieste sono 270. Io volevo aprire un tema molto interessante, è quello delle terapie intensive. La SARS-CoV-19, sì, è conosciuta per provocare un'interstiziopatia polmonare che ha bisogno di terapia intensiva nel 9% dei casi. Noi in questo momento abbiamo 29 terapie intensive a Trieste, vede, le do dei dati molto precisi, abbiamo 38 ricoverati perché ne hanno fatte altre 9, e invece il signor dottor Massimiliano Fedriga dovrebbe, insieme al nostro assessore regionale della sanità, portare almeno a 200 i posti in terapia intensiva, in quanto questo virus si ferma nettamente con l'isolamento, e questo non c'è dubbio. Ma vediamo anche il caso della Corea, che non ha isolato nessuno e facendo i tamponi a tappeto sulla linea degli epidemiologi, come sta facendo Zaia, e sta bloccando lievemente il contagio. Seconda cosa, la chiusura dei supermercati la domenica è un'altra sciocchezza inaudita, perché ha creato degli assembramenti il sabato, non so se lei concorda. E la terza è, voglio capire, se uno è nervoso leggermente, vuole fare una passeggiata dietro casa, fa il giro del palazzo, vale l'ordinanza del governo secondo lei o vale quella del presidente della regione? Perché questo non è assolutamente chiaro e non lo sanno nemmeno le forze dell'ordine. Certo. Mi sembra di aver fatto un intervento molto rispettoso e comunque il comportamento della regione secondo me è corretto, ho dato dei dati, cioè è abbastanza corretto, però ce la siamo presa con i runner che, per carità di Dio, se ne sono approfittati e abbiamo lasciato aperta la carriera. Ho capito quello che è il suo pensiero, la ringrazio anche per il tono molto
come dire, molto, molto disteso e molto, è molto educato. Grazie molte per queste riflessioni. Soprattutto io sarei, ma personalmente, per cui mi comporterei sempre, come dire, nella misura più restrittiva, ove possibile, perché come dice lei, poi se uno è nervoso e che ha logicamente bisogno un po' di... Io uscirei sul terrazzo avendolo, però insomma capisco che poi dopo tutto ciò, come dire, va a toccare sfere anche personali, eccetera. Allora, vediamo se abbiamo altre. Allora, in base all'ultimo intervento del Premier riguardo al blocco totale delle attività produttive, mi chiedevo come si ponesse il lavoro portuale. Come devo pormi da domani nei confronti del mio lavoro, sperando così di dare informazioni utili anche a tutti gli utenti che lavorano in questo settore. Risentiamo allora in questo, proprio per questo, le affermazioni. No, abbiamo una pubblicità alle 9:30, no? Chiedo in regia, per cui non facciamo in Sì, tempo. chiudiamo, dopo partiamo con la diretta. Allora facciamo così, arriveremo fino alle 9:30. E poi dopo metteremo allora dopo le dichiarazioni di Conte perché sono un po' lunghe e quindi ok, allora vediamo visto che la telefonata di prima faceva riferimento, la mail di prima faceva riferimento al porto. Sentiamo quello che ha dichiarato ieri Zeno D'Agostino. Ecco, quindi lei mi dice che sostanzialmente in questo momento d'emergenza Trieste invece di arretrare in realtà è diventata ancora più hub perché altri si sono fermati? Sbaglio? Allora, è diventato più hub, il problema è che il taglio del traffico c'è comunque stato, quindi riusciamo a mantenere gli stessi numeri fondamentalmente dell'anno scorso, anzi addirittura con i traghetti turchi siamo anche abbastanza in crescita rispetto all'anno scorso, perché comunque nel container, pur essendoci un flusso complessivo che è calato, viene comunque fatto passare da Trieste, quindi noi manteniamo dei numeri comunque ancora positivi. Quindi possiamo dire che il porto di Trieste in questo momento sta resistendo alla crisi coronavirus. Sì, sta resistendo e fondamentalmente perché c'è un elemento che resiste in tutta questa crisi complessiva dell'economia e dei trasporti, che è la ferrovia. La ferrovia è l'unico traffico che riesce a passare attraverso i confini senza problemi e quindi in questo momento stiamo raccogliendo anche tante richieste da parte di flussi camionistici che purtroppo oggi non possono più passare i confini e che in qualche modo cercano nei nostri servizi intermodali, che comunque sono rimasti e continuano ad andare in tutta Europa, dal Lussemburgo fino all'Ungheria, e quindi su questi abbiamo una domanda crescente. Il treno è l'unica vera modalità che sta resistendo a questa grossa crisi della chiusura delle frontiere a livello europeo. Quindi noi che abbiamo puntato sul treno riusciamo ad essere un po' più competitivi degli altri. Questo non voglio dire che non succederanno e non ci saranno momenti di crisi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma per adesso stiamo tenendo abbastanza bene, il treno è una componente fondamentale di questa tenuta. Bene, quindi insomma anche quei confini, no, che altrimenti sono sbarrati o comunque complicati da valicare per le merci via TIR con questi convogli verso la Slovenia piuttosto che l'Austria, che forse da un certo punto di vista su gomma è ancora più rigida, i treni invece passano e possono consentire, diciamo così, Certo. all'economia di andare avanti. Ma uno dei casi più emblematici è l'Ungheria, cioè oggi i traffici con l'Ungheria sono tutti fermi e gli unici che resistono sono i nostri treni, quindi quello è una componente importante. Sulla Croazia stiamo vedendo e stanno aumentando i feeder via mare sulla Croazia piuttosto che i treni. Anche perché la Croazia è stata ancora più dura sui TIR, alle volte non fa entrare, mi dice la polizia stradale, nemmeno camionisti croati in Croazia, quindi No, paradossalmente. li fa entrare ma li mette in quarantena, quindi è chiaro che uno deve scegliere che cosa deve fare. Insomma. Quindi questa rigidità però appunto può essere bypassata con i servizi via mare sulla Croazia, sull'Austria abbiamo servizi che vanno dappertutto, sulla Germania anche, verso Paesi Bassi e quant'altro abbiamo i nostri treni frequentissimi che
che vanno sul Lussemburgo. Prima vi parlavo delle 4.000 mascherine, insomma, che sono arrivate, via treno dal Lussemburgo, e quindi sono arrivate ieri sera al porto di Trieste direttamente. Possiamo andare in pubblicità.